Dopo quasi 3 anni di questa amministrazione, purtroppo dobbiamo riscontrare che 2 assessori sono stati defenestrati e ben 5 consiglieri, formalmente non hanno preso le distanze e sono fuoriusciti da questa maggioranza. Per il futuro siamo preoccupati perché si rischia una paralisi da parte di tutta l'attività amministrativa. Volevo anche sottolineare che è vacante il posto di assessore all'urbanistica. Quindi nel giro di poco tempo dovrà essere scelto il sostituto di Bruno Gabrielli e in questa situazione comunque molto precaria sarà molto complicato andare a scegliere o un politico o un professionista che possa caricarsi di questo onere senza avere le dovute garanzie per il futuro. Io spero che il sindaco possa al più presto riferire alla città e quindi in consiglio comunale le decisioni e gli sviluppi che ha intenzione di prendere. Grazie. Oppure siete disposti a... Oppure nulla, noi come opposizione sempre responsabile e pacata, in questi 3 anni abbiamo dimostrato anche per quanto mi riguarda grande collaborazione senza mai andare ad attaccare in maniera strumentale e preventiva, quindi ecco, noi aspettiamo il corso degli eventi, è una decisione che la maggioranza si deve accollare e quindi noi come opposizione sempre responsabile possiamo solo vedere quello che gli sviluppi. Quindi lo invitate a dimettersi sostanzialmente? No, noi lo Perché, invitiamo. no, chiedo, No, da noi lo profano, io chiedo, non dovrebbe invitiamo. essere poi il Consiglio a sfiduciare... Sì, su determinati punti che saranno il bilancio preventivo e consuntivo, sicuramente se l'amministrazione non avrà la maggioranza si andrà verso lo scioglimento per legge del Consiglio Comunale, quindi si riandrà ad elezioni. Però ecco, questo si spera che non si debba arrivare a questo punto, ma che la maggioranza o tragga le conclusioni o trovi altri equilibri per garantire una governabilità a lungo termine, almeno fino alla scadenza naturale del mandato. Perché poi il bilancio non sarà nel prossimo consiglio, mi sembra, Il oppure prossimo consiglio di fine mese avrà come discussione il bilancio consolidato, no? Ah, però in quel consolidato. esatto, che è comunque una delibera molto importante, però non sarà poi determinante e dirimente per garantire l'eventuale caduta e lo scioglimento Certo. del Consiglio Comunale. Grazie.